Buonasera, eccoci alla prima puntata ufficiale della rubrica Io Donna e proprio perché è la prima puntata ho scelto come argomento quella che è la nostra anatomia femminile e il nostro funzionamento che ci aiuterà anche in tutti i video successivi. Mi sono munita di modellino e foto per aiutarvi a capire un po' meglio. Allora, il primo organo genitale interno che dobbiamo prendere in considerazione è il canale vaginale. Il canale vaginale mette in comunicazione i genitali esterni con l'interno del nostro corpo e quindi, vedete, va posteriormente, ma non è chiuso, non entra in comunicazione né con l'addome né con la pelvi, ma solamente in contatto con questo che è il collo dell'utero, chiamata anche cervice. Questo è un concetto importante da ricordare anche poi per il futuro. Il canale vaginale è un canale che può produrre una serie di secrezioni, soprattutto mucose fisiologiche durante l'ovulazione che in realtà favoriscono poi il trasporto degli spermatozoi verso l'interno. Questo rosso qui invece è il nostro organo riproduttivo per eccellenza, cioè il nostro utero. Ha la forma di una pera. Vedete? Nel nostro addome si trova così ed è formato da due parti. Questa più cicciotta che si chiama corpo dell'utero, questa più piccolina che si chiama collo dell'utero o cervice, che poi appunto è quella parte che arriva in vagina. Strutturalmente è formato da tre parti, questo più grigio scuro, più spesso, che si chiama miometrio, una parte muscolare, ha un ruolo fondamentale. Perché durante la mestruazione serve a contare piccole contrazioni per far fuori uscire il sangue mestruale. Durante la gravidanza ha la capacità di ingrandirsi assottigliandosi per contenere il bimbo e durante il travaglio ha la funzione fondamentale di contrarsi in modo energico per favorire l'espulsione del bimbo. Superficialmente c'è uno strato sottilissimo, un po' tipo la nostra cute, che si chiama sierosa, mentre internamente, vedete questa striscia bianca qui, questa è una mucosa interna, si chiama endometrio. Anche questa ha una funzione molto importante perché ciclicamente ogni mese si va ad inspessire perché si prepara ad accogliere un eventuale prodotto del concepimento. Se questo non avviene, che cosa fa? Lui si sfalda e fuoriesce ed è il sangue che noi vediamo durante la mestruazione. Dopo che si è sfaldato, naturalmente si assottiglierà e ricomincerà un nuovo ciclo, quindi inizierà a ricrescere, se non avviene il concepimento, si sfalda e si assottiglia e così via. Ok? Dopodiché, dal fondo dell'utero si dipartono dei tubicini, di qua si vede meglio, eccolo qua, questi qua, queste si chiamano tube di Falloppio. E portano praticamente hanno il ruolo di portare il prodotto del concepimento all'interno dell'utero tramite un sistema che si chiama sistema ciliare. Sono delle piccole ciglia, un pochino tipo quelle come quelle dei nostri occhi, che appunto facilitano il movimento. Mentre, scusatemi, mi sono persa, questo qui è un ovaio. L'ovaio, eccolo qua, ha le dimensioni di circa 2-3 cm, all'interno ha tutti questi pallini neri che sono i nostri follicoli. Noi donne nasciamo con un patrimonio follicolare già determinato, ogni ciclo un tot di follicoli vanno incontro a maturazione e così ogni ciclo mestruale, fino a che non ci sarà progressivamente nel corso degli anni un esaurimento del nostro patrimonio follicolare fino alla menopausa. Che succede? Mensilmente, quindi un numero variabile tra i 6 e i 10, poi vedremo tutte le variabili possibili di follicoli, si sviluppa, matura, però non è che tutti maturano allo stesso modo, uno solo al mese vince su tutti e va a formare il follicolo dominante, che è questo qua. Ok? Quindi il follicolo vincitore, che è quello che scoppia e rilascia l'ovocita o la cellula uovo, la famosa ovulazione. Se la cellula uovo incontra lo spermatozoo, sappiamo tutti cosa avviene, altrimenti viene riassorbita. L'involucro del follicolo che è scoppiato, ha rilasciato l'ovocita, cosa fa? Si accartoccia su se stesso e forma il corpo luteo. Quindi, se su un'ecografia leggete corpo luteo, un buon segno vuol dire che avete ovulato.
L'ovulazione, quindi la formazione del follicolo con lo scoppio, avviene più o meno in una donna con un ciclo regolare intorno al 14° giorno. Poi nei prossimi video vedremo tutte le varie possibili alternative. Spero che questo vi possa essere d'aiuto anche per darvi dei concetti di base che magari nessuno vi ha spiegato. Qualunque cosa scrivetemi, io sarò contenta di esaudire qualche chiarimento. Ciao, a presto!